Non è che sono contro l'omeopatia. Solo mi sembra un po' eccessivo pagare 2000 euro al chilo dello zucchero. Uè, benvenuti a un nuovo episodio di Statistic Hazzi. Oggi ci occupiamo di omeopatia, una pratica che coinvolge oltre 600 milioni di utilizzatori nel mondo, distribuiti in 80 paesi e circa 500.000 medici omeopati. Sarà una lunga giornata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che l'omeopatia non è una cura e la annovera tra le cosiddette medicine tradizionali o non convenzionali. Andiamo quindi con ordine, cerchiamo di capire cosa sia l'omeopatia, perché c'è un po' di confusione a riguardo. Omeopatia non sono le erbe. Tutto ha inizio alla fine del 1700, quando il padre fondatore dell'omeopatia, il tedesco Samuel Hahnemann, fondamentalmente inventa la disciplina postulando i due principi su cui sostanzialmente si fonda l'intera materia. Difatti, ogni 10 aprile si celebra l'anniversario dell'omeopatia, proprio in concomitanza del giorno di nascita del Samuelone nazionale. Però non volevo farvi andare le bracciole di traverso durante la grigliata, quindi ho deciso di farlo uscire oggi il video. Questi principi sono due. 1. Il simile cura il simile, cioè, semplificando, il rimedio per una malattia sarebbe quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi simili a quelli della patologia. Ad esempio, per curare l'insonnia si dovrebbe usare della caffeina diluita. Diluizione che ci porta al secondo principio, la memoria dell'acqua, che afferma che l'acqua sia in grado di ricordare determinate proprietà delle sostanze con cui viene in contatto se ad ogni diluizione si applica una dinamizzazione, cioè si agita, un po' come quando vuoi sgasare l'acqua frizzante. Il WC è un dinamizzatore perfetto per ricordarci quanto questo sia una cagata. Nonostante i due principi non siano mai stati dimostrati scientificamente, nonostante nei farmaci omeopatici in commercio non vi sia più traccia degli ingredienti iniziali proprio per via della loro natura, infatti un farmaco per essere omeopatico deve essere diluito almeno 12 volte, il mercato dell'omeopatia è ancora piuttosto florido. Secondo Omeo Imprese si parla di circa 300 milioni di euro di fatturato in Italia, oltre 4.000 lavoratori occupati e pare porti anche qualche sbleuro nelle casse dello Stato. Ad esempio, nel 2017, a fronte della registrazione di circa 1.000 preparati omeopatici, il contributo incassato dallo Stato per la registrazione dei farmaci è stato di circa 4 milioni di euro. Piccola parentesi, non essendo né un chimico, né un farmacista, né un medico, oggi non entrerò nel dettaglio del funzionamento di questi preparati, ma mi limiterò a presentarvi dati ed affermazioni verificate. Vi lascio poi in descrizione tutti i link per approfondire nel caso siate interessati. Ma oggi non ho ancora detto di iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale! Che sbatte ogni volta. Ad oggi l'omeopatia è usata principalmente come cura complementare, ovvero a fianco della medicina propriamente detta, ed è la cura complementare più diffusa tra chi decide di affidarsi a queste ultime. Il che si traduce in circa 9 milioni di italiani che la usano almeno una volta l'anno, 2 italiani su 10 che la usano regolarmente e oltre un italiano su 2 che afferma di averla usata almeno una volta nella vita. L'omeopatia viene usata in tantissimi campi diversi. Raffreddori, forse ne avrei bisogno anch'io in questo momento. Allergie, problemi digestivi, dolori, problemi gastrointestinali. Puoi usarla anche per dolcificare il tè. Lì sicuramente funziona, visto che è fondamentalmente zucchero. Cinismi a parte, il mercato omeopatico funziona perché è un sistema ben collaudato e radicato nella nostra cultura. Non è un qualcosa che si è sviluppato sotto banco nei meandri del web. E per rendervene conto basta che andiate su Google digitando omeopatia per vedere quanti siano le aziende e gli enti coinvolti. Ad esempio, quasi un italiano su 3 afferma che ha avuto esperienze con i preparati omeopatici proprio perché gliel'ha prescritto il medico. E non è una cosa solo italiana, Nonostante l'Italia sia il terzo mercato in Europa dell'omeopatia, in Italia ad esempio i farmaci omeopatici non sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale, non essendo equiparati alla medicina convenzionale, così come ad esempio in Francia. In Germania però sono rimborsati, in Svizzera sono stati addirittura reintegrati a furor di popolo ed equiparati alla medicina convenzionale dopo che nel 2011 un referendum si era espresso al 67% a loro favore. Quindi capite che c'è molta domanda, molta spinta dal basso.
4 italiani su 10 si fidano dell'omeopatia e addirittura il 74% la ritiene valida almeno in parte. Vi chiederete come mai? La maggior parte si fida perché la ritiene naturale. C'è sempre questa innata spinta dell'uomo a considerare le cose naturali come aventi poteri benefici sovrannaturali. Raga, le cose naturali non fanno per forza bene, eh? Se dovete camminare in montagna e doveste trovare dei funghetti rossi con dei pua bianchi, non mangiateli. Vi prego, fidatevi di me. C'è chi la sceglie in quanto consente di non usare farmaci chimici. Perché ricordiamolo, chimico uguale brutto, suona tutto più sporco se si usa la parola chimica, no? Io non voglio i composti chimici, tipo l'acqua, eh? Vuoi un bicchiere di composto chimico acqua de uo? No, che schifo. Un bel bicchierino di acqua fresca di montagna, eh? Suona già più pulito, più bello, più appetibile. Che poi vabbè, io continuo a fare sta serie, ma mi fuma ogni volta il cervello vedendo come vengono fatte a cazzo di cane la maggior parte delle ricerche di mercato. Cioè, guardate come vengono poste male le domande. Chiaramente le percentuali vere qua saranno più basse di queste, però, cioè, sta ricerca ad esempio era pagata dalla Boiron, che è una delle aziende multinazionali omeopatiche più grandi al mondo. E chiaramente i committenti della Boiron mica vengono a porre le domande in modo neutro, no? Devono scrivere chimico, naturale e quindi senza effetti collaterali, imboccando la risposta. Vabbè, è un mondo duro. Mi sono tenuto il dato più interessante per il finale. L'81% di chi ha usato omeopatia si ritiene soddisfatto di averlo fatto. Ma com'è possibile, direte voi? La usano in tanti, i farmaci sono approvati, la gente è pure soddisfatta, funziona. Andiamo con ordine. La usano in tanti. Vero, ci sono anche 2 italiani su 3 che sono cattolici. Questo non prova l'esistenza di Dio, però. I farmaci sono approvati dall'AIFA. Vero. Però anche qua, l'approvazione non implica uno studio sul funzionamento del medicinale, ma solo sulla sua sicurezza per il pubblico. Anzi, i farmaci omeopatici devono essere privi di indicazioni terapeutiche per il processo di approvazione. Quindi, in pratica, non viene analizzato se funzionano, ma solo se non sono dannosi. Gli utilizzatori sono soddisfatti. Vero. E qui è un po' più complicato, perché entra in gioco l'effetto placebo. Allora, magari tu ti prendi un raffreddore. Passano 7 giorni in cui ti curi con le palline di zucchero e il raffreddore ti passa. Magari ti sarebbe passato lo stesso senza le palline, però tu inconsciamente pensi che queste palline ti abbiano aiutato. E la prossima volta che assumerai un medicinale omeopatico, ti aiuterà davvero. L'ho fatta semplice, però l'effetto placebo esiste davvero. Ha un provato effetto neurofisiologico. In pratica, dopo l'assunzione di un farmaco inerte, cioè totalmente inefficace e inutile, ci può essere un miglioramento dei sintomi. Difatti, la medicina olistica ha davvero dei meriti. Da un lato ha portato alla prova e alla valutazione dell'effetto placebo, e dall'altra ha portato ad un approccio alle malattie in modo un po' più umano, a vedere le persone in modo un po' più olistico, non alla medicina come una semplice distruzione delle malattie, un po' alla Dr. House. In conclusione, l'omeopatia non fa né bene né male. Fate un po' quello che volete con i vostri soldi. Io vi ricordo che non sono un medico, un farmacista o un chimico, ma vi ho riportato solo dei dati e delle affermazioni verificate provenienti da fonti ufficiali. Poi fate quello che volete, vi lascio tutto in descrizione. La mia unica considerazione, ecco, non vorrei che andasse a essere usata come sostituto della medicina convenzionale, perché lì poi si fanno i danni. Quando si cerca di curare patologie serie con delle zollette di zucchero, lì poi la gente ci crepa davvero. Per oggi è tutto, vi invito ad iscrivervi al canale in caso non siate ancora iscritti, lasciare un mi piace, un commentino, condividere il video, dare un'occhiata al mio libro Cascina Speranza, cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista, link in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!